Vice governatore, viene inaugurato oggi a Treppoli Gosul un ambulatorio che ricorda il dottor Lorenzini, un uomo di valore, ma che è anche simbolo per il ruolo dei medici di medicina generale. Beh, sicuramente per me è una giornata che comincia bene e vorrei che ogni giorno cominciasse così, perché è un presidio territoriale, la presenza della medicina generale e la prossimità per garantire una cura, un percorso di cure appropriate alle persone è il modello al quale guardare, la pandemia ci dimostra questo e quindi per me veramente è stata un'occasione importante, tra l'altro anche quella di ricordare un importante professionista che, come ha detto il sindaco nella sua motivazione, non si preoccupava soltanto di visitare, perché il medico di medicina generale svolge un lavoro che riguarda la risposta sanitaria, ma riguarda una risposta di salute un po' più complessa, un po' più ampia. Questo ci consentirà, se guardiamo con determinazione a questo, di consentire ai nostri medici di medicina generale di poter fare questo lavoro, abbandonando molte cose che sono costretti a fare e che non hanno ragione che continuino a fare. Questo è un obiettivo che anche la conferenza delle regioni, gli assessori regionali alla salute hanno posto al governo, incontrando il consenso su questo obiettivo. Io penso che la revisione della medicina generale sarà uno dei grandi obiettivi che noi avremo davanti nei prossimi mesi.